Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto, sempre al Castello di Savuto, questa volta per uno spettacolo teatrale, si chiama appunto, Tango Oblio, sì, ce lo dice l'assessore che conosciamo benissimo, ovvero Fedele Montuoro, che ha voluto questo spettacolo teatrale, Tango Oblio, dicevamo, ma non c'è solo questo, ce ne sarà un altro il 22. Parliamo però di questo, che valorizza ancora di più Cleto e il Castello di Savuto. Beh, uno spettacolo teatrale in questo contesto, lo spettacolo era già bello di suo, il Castello di Savuto ha dato anche una mano, il contesto lo valorizzava ancora di più, è l'affluenza che c'è stata contro ogni aspettativa, o meglio non contro ogni speranza, ne è una prova, andavamo pieni, il castello era pieno questa sera, davvero bello. Tra l'altro la regista, che è Sofia Lavinia Amisic, diceva che appunto voleva un'atmosfera raccolta e l'atmosfera del castello l'ha ispirata particolarmente, perché le dava quel tocco davvero di tango, di oblio, di ricordi, e qui ricordi ce ne sono davvero tanti, anche se il prossimo spettacolo teatrale si svolgerà un po' più su, nella parte alta del castello, proprio perché, come dicevi tu Fedele, è stato davvero 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 ricco questo spettacolo. È pieno di persone che sono accorse dai comuni vicini, perché uno spettacolo teatrale valorizza il territorio, ma valorizza soprattutto Cleto. Certo, infatti ci ha fatto molto piacere come amministrazione comunale, come Cleto appunto, vedere non solo nostri compaesani, ma gente dai paesi vicini, limitrofi, che sono venuti a Savuto, nel Castello di Savuto, a vedere uno spettacolo teatrale. Ci inorgoglisce, ci porta ad impegnarci sempre di più, e quindi il 22 di questo mese, con L'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, non mancate, vi aspettiamo al Castello di Savuto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto. Buonasera.